ragazzi, come la va? Tutto bene? Spero di sì. Oggi mattinata produttiva perché praticamente l'abbiamo iniziata molto presto, perché a parte che dovevamo sistemare tutta casa, letteralmente tutta casa, e l'abbiamo sistemata. Poi abbiamo organizzato alcuni piumoni da letto che dovevano essere portati in lavanderia e li abbiamo portati. Oggi 40 minuti buoni per venire al market perché praticamente c'era un traffico di non so che cosa. Poi è stato difficilissimo trovare il parcheggio nel market e ora finalmente siamo riusciti ad entrare per fare la spesa. Vabbè, vado che mi stanno chiamando, ci becchiamo più tardi ragazzi, a dopo! Buon pomeriggio ragazzi, come la va? Tutto bene? Spero di sì. Io già pronta per uscire, sto andando in serata, sto andando ad ascoltarmi un DJ set che fa un mio amico, così tanto per starcene sull'easy, perché quello grosso l'ho avuto ieri di serata, oddio grosso, mi sono andata solo ad ascoltare un concerto di un gruppo che non conoscevo e tra l'altro erano molto bravi, devo dire, mi sono veramente piaciuti, e gli 8,50 euro meglio spesi della mia vita, devo dire. Si chiamano La Città di Notte il gruppo, se riesco vi lascio il loro nome su Instagram qua sotto in descrizione. E nulla, ora scappo a prendermi l'autobus per salire a Cagliari. E niente, ci becchiamo più tardi ragazzi. A dopo! Oggi è domenica, è una domenica veramente interessante perché sto praticamente con una valigia, un panorone, uno zaino di scuola colmo zeppo di roba da mangiare e non, perché praticamente sto andando ad una fiera del fumetto di Cagliari che, scusate ma ora non mi ricordo, feri qualcosa, non mi ricordo. Io ci sto principalmente andando perché c'è il concerto di Giorgio Vanni e questo è l'ottavo anno che vado al concerto di Giorgio Vanni, quindi appena leggo Giorgio Vanni in giro tassativamente ci devo andare, quindi sì. Sono organizzata per andare di là questa domenica. Comunque, ho già fatto colazione, me l'ha offerta mio padre oggi la colazione al bar. Adesso lo sto aspettando perché poi devo andare a prendere la macchina per accompagnarmi appunto all'evento. E nulla, speriamo che l'evento sia carino perché è da un paio d'anni che non ci vado a questo evento qua, sarà che non è il mio genere perché boh, non lo so, di solito a questi eventi qua ci vado ma non so perché gli ultimi anni l'ho proprio mollato a perdere. Ma dicevo, gli eventi cosplay ci vado, se è un evento cosplay 400% tassativamente ti ci vado,
ma non so perché questi eventi qua dedicati al fantasy, che alla fine di fantasy non hanno nulla, non ci vado quasi mai. Spero che quest'anno mi possano soddisfare. Spero, perché veramente non ci stavo più andando proprio per via delle aspettative che avevo. Vabbè, ci becchiamo più tardi, ragazzi. A dopo. Appena rientrata a casa, sono letteralmente un bagno di sudore, perché quel concerto me lo sono vissuta a pieno, manco fosse una lezione di fitness, della fitness influencer di turno che ti fa sudare anche l'acqua del battesimo pur di essere magra, tanto così, ma vabbè. Dettagli, comunque, concerto leggendario. Quel concerto me lo sono goduta appieno, ma vabbè, dopo oltre 8 anni di onorato servizio di concerti del Giorgione Nazionale, vuoi che non te lo godi appieno il suo concerto anche l'ottavo anno di fila? Sì, perché quest'anno è stato l'ottavo anno di fila di concerto del Giorgione, sempre nel cuore, e quindi sì, va vissuto al meglio quel concerto. Cioè, come ho sudato in quel concerto là, ragazzi, nessuno. Forse a livello di sudore se lo batte con quello dei Maneskin, ma quello dei Maneskin è giustificato perché è stato fatto d'estate, a luglio, quindi è giustificato per quello che ho sudato così tanto a quello dei Maneskin. Ma non stiamo parlando del concerto dei Maneskin, stiamo parlando del concerto di Giorgio Vanni. Allora, diamo due piccole considerazioni al volo. Il Giorgio è... ormai siamo di casa, amico mio. Cioè, dopo 8 anni mi conosce a memoria, quindi fammi prendere sto lusso di chiamarti Giorgio, perché sì, ovviamente è pubblico leggendario, siamo stati divini, cioè ogni singola canzone del concerto è stata cantata a squarciagola. Io ho compreso, le ho cantate a squarciagola, perché letteralmente Giorgio Vanni mi ha cresciuta, è stata la mia infanzia assieme a Cristina D'Avena, quindi cioè dire che sono cresciuto con loro è poco. Quindi ogni sua singola canzone andava ballata e gridata a squarciagola. Ecco perché sono così tanto sudata. Poi vi devo raccontare un momento divertente del concerto. Io ormai ultras nel cuore, ma adesso ci arriviamo al punto. Praticamente Giorgio Vanni ha deciso di non fare il meet and greet e di continuare, cioè di sostituire il meet and greet continuando il live con altre canzoni. Ha fatto
questa sostituzione qua. E poverino, c'era questo ragazzo col Squirtle, col pupazzo di Squirtle in mano e il pennarello in mano, che Mischinetto se lo voleva fare autografare. E praticamente l'ho aiutato in qualsiasi modo, praticamente dandolo io in persona a Giorgio, facendo notare il ragazzo in qualunque modo possibile e immaginabile. A un certo punto mi è salito il momento ultras e con l'ultimo filo di voce che aveva in corpo mi sono messo a gridare Squirtle, Squirtle, facendo notare il pupazzo di Squirtle del ragazzo. Non potete capire che praticamente tutta la sala si è messa a urlare con me Squirtle, Squirtle, Squirtle. Cioè, veramente una roba epica, ragazzi. Cioè, la prima a gridare Squirtle, Squirtle ero io, poi ha continuato tutta la sala. Io sono un'ultra sperduta, ragazzi, forse non ci siamo capiti. Devo andare agli stadi, ma siccome i miei genitori non vogliono che vada agli stadi e mi fanno vedere le partite solo al locale dei miei amici, che anche di là, vi dico la verità, ragazzi, come coristica da stadio ci siamo, perché praticamente il locale dei miei amici per le partite è formato da 100% persone che vanno in curva come ultras a tifare il Cagliari, quindi la base per fare i cori ce l'ho già, quindi ecco perché mi è uscito spontaneo urlare Squirtle, Squirtle, perché praticamente io la base per fare i cori da stadio ce l'ho già, perché ovviamente ho avuto degli ottimi insegnanti. E quindi nulla, alla fine dell'autografato sono contento del mio risultato. Non potete capire, ragazzi, che, cioè, io potrei parlarne per ore di questo concerto, perché mi sono letteralmente emozionata. Mi ha stretto la mano, l'ho toccato un paio di volte, insomma, un'emozione unica. Poi vabbè, mi ha anche ripagato di tutta la giornata che sono stata in fiera, perché letteralmente ero là dalle 11 del mattino. E quindi sì, è stato proprio un bel concerto. Ora mi sa che vado a mangiarmi un boccone al volo, faccio skin care e nulla, me ne vado a dormire, che me lo merito tutto, visto che domani ho sveglia presto. Scusate per il video così lungo, ma praticamente ho unito sabato e domenica, perché era un weekend che di giornate dove vloggare era d'obbligo, perché praticamente avevo il concerto punk e poi a me fare la spesa mi rilassa molto, quindi essere una cosa che mi rilassa, ho voluto vloggare anche di là il concerto di Giorgio Vanni. Quindi sì, andava fatto questo video di questo weekend. E nulla, noi ci becchiamo al prossimo video. Vi invito a commentare con un emoji a microfono. E un'ultima cosa, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere il video, perché sapete che ci tengo moltissimo. Ed anzi, scusatemi immensamente se è durato così tanto questa chiusura del video, ma ci tenevo molto a parlare un po' di queste emozioni del concerto. Ci becchiamo alla prossima, ragazzi. Ciao!